Buongiorno. Oggi una dedica speciale ad esseri speciali come tutte le mamme. È ovvio che emozione, perché ognuno di noi la custodisce e cerca anche di preservarla da quelle che sono poi le dinamiche della vita. C'è chi non ha più magari la fortuna di averla. Io ringrazio Dio, con tutti i suoi acciacchi ce l'ho, e non voglio pensare ovviamente a quando magari non avrò più questa possibilità. Quindi oggi la festa di tutte le mamme, di tutti noi. Scusatemi per ritardo, questo comunque era un brano voluto prendere l'originale, come dico io, Beniamino Gigli, che poi coniato questo pezzo, che poi è stato rilanciato da Claudio Villa, da Pavarotti. Ho voluto proprio fare una ricerca sul brano originale, che è bellissimo nella sua semplicità. Tenete conto che nel cofanetto che io sto definendo dei miei brani, lo chiama così il maestro Cannata, io per ora compongo dei brani e Cannata mi dice: mettili intanto nel cofanetto, perché poi li andiamo a scegliere per il nostro primo LP. Già abbiamo anche il titolo dell'LP, però per ora non vi posso anticipare nulla, e stiamo anche definendo la data del lancio e quindi di un concerto. Vediamo anche ovviamente come si metteranno le cose, però sarà questione di pochi mesi. Ci sono lavori in corso su questo fronte. In questo cofanetto c'è un brano dedicato alla mamma, non poteva mancare. È un cofanetto molto particolare e i brani affrontano varie tematiche. Mi fermo qui perché non posso assolutamente rovinarvi la sorpresa, una bellissima sorpresa. Ci stiamo lavorando. E questo ritardo oggi, fondamentalmente, voi sapete, c'era questo pericolo così che era stato annunciato, la traiettoria di questi brandelli di razzo potevano interessare la Sicilia. Ieri ci sono stati comunque dei tavoli tecnici della Protezione Civile, a cui è partecipato il nostro assessore Max Minutoli. Obiettivamente ci siamo attenuti a quelle che sono le raccomandazioni che sono state formulate in questo tavolo, e quindi l'indicazione che ci è stata data ieri sera era quella comunque di avvertire la popolazione per quella che doveva essere teoricamente il territorio interessato, e quindi la Sicilia, in modo particolare la Sicilia, è indicata la Sicilia settentrionale. Però se da qui andrà a finire, mi sembra, nell'Oceano Indiano, ora non ho sentito così la notizia poco fa, e quindi già alle 6, mi pare 6:30, si era definita la situazione, ma ormai avevamo dato quella disposizione, io mi sono organizzato di conseguenza. Quindi vi chiedo scusa per il ritardo, ma d'altronde oggi è domenica, c'è chi lavora anche oggi ovviamente, ma ritengo che la maggior parte di voi, Giussi Raffa scrive: si è rotto il razzo nell'Oceano Indiano. Allora, giusto, credevo che avessi detto avessi fatto un riferimento sbagliato. Quindi oggi alcuni di voi magari lavorano, la maggior parte staranno facendo colazione. Qualche tema importante così volevo affrontare con voi, anche perché oggi c'è la ricorrenza di varie date importanti, dalla consegna del corpo allora di Aldo Moro. Via Gaetani venne ritrovata nella famosa Renault rossa,
il corpo dello statista, quelli sì, statisti, parliamo di una categoria dell'essere umano che è completamente sganciata dalle dinamiche attuali. Quindi quando parliamo di Moro, quando parliamo di Almirante, quando parliamo di Berlinguer, parliamo ovviamente di veri personaggi statisti, quelli meritano comunque in ogni caso l'appellativo di statista. Oggi è la ricorrenza della consegna del corpo, purtroppo, allora, che le Brigate Rosse hanno annunciato con una telefonata e lì, in quel momento buio, uno dei momenti più bui della nostra Repubblica, ci fu questo attentato alla democrazia. Un altro ricorrenza oggi abbastanza significativa che ho voluto così evidenziarvi è l'inizio del processo di beatificazione del giudice Rosario Livatino, cosiddetto giudice ragazzino. Probabilmente molti di voi ne hanno sentito parlare, altri no. Tenete conto che si tratta di una cosa, un omicidio che si è verificato il 21 settembre del 1990, e lui era di Canicattì, era proprio all'inizio della sua carriera, e fu ucciso barbaramente dalla mafia perché si stava occupando di vicende delicate. Perché inizia questa oggi percorso di beatificazione di Rosario Livatino? Perché Rosario Livatino era intanto un grande credente, ogni mattina iniziava la sua giornata andando a messa, ma al di là di questo, non è questo il tema, era la sua caratura morale e etica. E in questo voglio citarvi un passaggio per farvi capire di cosa parliamo, del personaggio che oggi viene individuato come intanto inizio, proprio questo percorso di santità. Lui sosteneva che il giudice, il magistrato, doveva non solo essere onesto, ovviamente, ma doveva anche apparire tale, non solo doveva essere terzo rispetto a tutte le dinamiche della società, ma doveva anche dare l'esempio di questo distacco. Quindi per lui la sostanza era anche l'apparenza, nel senso che alcuni atteggiamenti dei giudici dovevano essere sobri, riservati e quindi essere da esempio. E lui lo era, effettivamente lo è stato. E anche in relazione al rapporto magistratura-politica, lui sosteneva che il magistrato non solo non doveva fare politica, ma se sceglieva di iniziare il percorso politico, doveva dimettersi dalla magistratura. Questo era il pensiero di Rosario Livatino, che viene riportato da un suo anche intervento in un convegno del 1984. E questo ovviamente cosa significa? Significa che lo stesso Livatino si rendeva conto che il magistrato che passava dall'altro lato della barricata, come si suol dire, no? Cioè iniziava un percorso politico, è ovvio che perdeva la sua terzietà. E non è che qua chi è magistrato non è più uomo, siamo sempre uomini. Ed è, guardate, fondamentale questo elemento, perché quando tu scegli di fare politica e candidarti, comunque diventi di parte, di una parte, qualunque essa sia, attenzione, diventando di parte non puoi ovviamente ammantarti più di indipendenza e terzietà. Questo sosteneva Rosario Livatino, ed ecco perché diceva chiaramente che il magistrato che inizia il percorso politico deve dimettersi dalla magistratura, perché
ha perso definitivamente uno degli elementi caratterizzanti della indipendenza della magistratura. Questo naturalmente si collega a quella che è la situazione attuale, degli scandali che ci sono per ora in corso, veri, presunti. Io vi posso dire, per quella che è stata la mia esperienza, per quella che ancora è la mia esperienza, io ho vissuto le vicende giudiziarie da imputato, le ho vissute avendo subito due arresti, le ho vissute scontrandomi anche fortemente con i vertici della magistratura messinese. Cosa ho da dirvi in merito? Beh, purtroppo ho vissuto sulla mia pelle che certe dinamiche possono essere condizionate dalla visione di qualche magistrato. Però posso anche dirvi che se io ad oggi sono a piede libero e sono incensurato, è perché alla fine, nel complessivo, ci sono dei magistrati che riescono a mantenere la propria terzietà anche al cospetto di alcuni attacchi magari dell'imputato stesso, e io ne ho formulati in tal senso, e quindi arrivare al cuore della vicenda. Ci sono anche magistrati che magari hanno l'umiltà di rendersi conto che hanno preso un abbaglio, magari non te lo diranno mai ufficialmente, magari te lo manderanno a dire, però è ovvio che la questione oggi è di grande attualità. Quello che sta succedendo nell'ambito del Consiglio Superiore della Magistratura, quello che sta succedendo con i verbali che stanno circolando, quelle che sta succedendo con le dichiarazioni anche dell'avvocato Amara, c'è tutto un sistema, per non parlare di Palamara e quant'altro. È ovvio che non bisogna generalizzare. Questo è fondamentale e significa che, come io non accetto di essere paragonato ad altri del mondo politico, non accetto che si sostenga in modo generalizzato e si colpevolizzi la magistratura. Come in ogni cosa, io l'ho detto sempre e nessuno si deve offendere, in politica, nella magistratura, nella Chiesa, ovunque, c'è purtroppo anche un frammento di marcio, e nessuno di noi può pensare che quando si individua questo marcio debba con supponenza negare l'evidenza. Quando c'è il marcio si individua, si interviene col bisturi, ma deve intervenire comunque l'ambito medesimo nel quale è stato individuato il marcio. Cioè, se in politica si sa che c'è qualcuno che è marcio, al di là delle vicende giudiziarie, deve essere isolato e fatto fuori, politicamente parlando naturalmente, no? Quindi non allearsi, non associarsi e non ovviamente vendersi i propri valori a tutti i costi pur di arrivare ad occupare la poltrona ambita. E guardate che il tema per ora anche che è dibattuto sulla presidenza della regione siciliana, su quello che sono certi percorsi politici, si aggancia esattamente a questo ragionamento. Quindi intanto non generalizzare, e ve lo dice uno che ha subito, io ho ancora uno scontro terribile col procuratore generale della Repubblica di Messina, che è Vincenzo Barbaro. Abbiamo uno scontro alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, lui mi ha querelato, io l'ho querelato, ci vedremo in quell'aula per capire se lui si è comportato correttamente con me, se io ho esagerato nel criticarlo. L'unico anfratto che è rimasto di tutte queste vicende, perché poi devo dire con grande onestà, altri magistrati con cui mi sono scontrato hanno da questo punto di vista compreso pure qual era il senso delle frasi e del mio dolore in quel momento. Vorrei vedere voi, no? Con 17 processi, due arresti, e in ogni caso sempre, sempre, sottolineo, sempre comunque assolto e quindi incensurato. Ma al di là di questa vicenda, tornando a quella che è il tema, l'etica, e l'etica in politica, è ovvio che oggi la valutazione che bisogna fare è come si arriva a conquistare
un ruolo. Il tema in questo momento nei salotti della politica e vari ambienti, vi devo dire, ma De Luca effettivamente cosa farà a novembre del 2022? Si candiderà a presidente della regione oppure magari ormai sta coltivando questa sua passione per la musica, mette a scrivere brani, vince Sanremo e magari fa una fulgida carriera musicale e contemporaneamente continua a fare magari sindaco di Messina, se i messinesi naturalmente lo vorranno, e quindi la sua così esclamazione rispetto alla presidenza della regione è una un'esclamazione fino a se stesso. Ma questo tema è un tema importante che riguarda anche un altro tema: come ritiene De Luca, Cateno De Luca, di arrivare a conquistare la presidenza della regione se non è un uomo di centrosinistra, non è un uomo di centrodestra, non è nell'anfratto dei partiti, perché è un battitore libero e ha conquistato Palazzo Zanca, quindi la città di Messina, grazie al voto popolare, quindi al voto non organizzato. E quindi tutti quanti dicono: quello che è successo a Messina ovviamente non si può verificare a Palermo. Tenete conto che quando io mi sono candidato a Messina con questa posizione di battitore libero, mi dicevano che Messina non era Santa Teresa, cioè dove io avevo fatto il sindaco dal 2012 al 2017. Quando mi sono candidato a Santa Teresa, tenete conto che ero stato sindaco a Fiume di Nisi, tutti mi dicevano che Santa Teresa non era Fiume di Nisi, quindi che, di non mettermi in testa di andare in una comunità abbastanza rinomata e pure importante per la Riviera Ionica, anche di dimensioni ovviamente più ampie rispetto a Fiume di Nisi, perché ricordo sempre che Fiume di Nisi fa 1000 abitanti, Santa Teresa 10.000, quindi il salto tra Fiume di Nisi e Santa Teresa era importante, no? Ho sentito sempre questo refrain, sempre questa discussione: non pensare che Santa Teresa è Fiume di Nisi, non pensare che Messina è Santa Teresa. Ora mi dicono: non pensare che la regione siciliana e quindi la conquista di Palazzo d'Orleans è Messina. Ovviamente parliamo di dimensioni diverse. È importante comunque che questo argomento intanto sia all'ordine del giorno, come si suol dire. Perché è importante questo argomento? È importante perché comunque c'è una classe politica che si riteneva invincibile, che oggi trema alla sola idea che noi scendiamo in campo. Perché trema a questa ipotesi? Perché c'è una classe politica che in Sicilia si è sempre alimentato dal potere delle istituzioni, dalla gestione delle istituzioni. E non ha mai fatto un bene per noi, non ha fatto mai niente per la Sicilia, tant'è vero che siamo ridotti ad essere considerati il nord dell'Africa. Noi non siamo italiani, e la vicenda del ponte, che al di là di chi è d'accordo o non è d'accordo, lo conferma per l'ennesima volta. Guardate che la relazione che ha fatto, che ha depositato dalla commissione istituita dalla ministra dei trasporti, non mi ricordo in questo momento come si chiama la ministra, se ve lo ricordate me lo scrivete, proprio non me lo ricordo con molta onestà, ora non lo è più, la De Micheli mi pare, o la De Micheli, e lo so, ora stiamo uscendo dalle gallerie, non vi preoccupate. È stata depositata questa relazione di circa 150 pagine ed è stata depositata mi pare ieri o l'altro ieri, no? E in questa relazione già si vede qual è la considerazione della vicenda e soprattutto come viene considerata la situazione messina.
e quello che dovrebbe essere il ruolo della Sicilia in questo contesto molto più ampio. E allora, questa relazione è offensiva perché? Perché ha, intanto la sua qualità, vi dico onestamente, sembra più un collage di cose vecchie anche rispetto alle dalle foto alle teorie, ma si conclude sostanzialmente con questa ipotesi del ponte a tre campate, proprio per rimettere in discussione tutto quello che si è fatto finora. Non solo, ma ancora dice che eventualmente poi la decisione su quella alternativa deve essere sottoposta a un dibattito pubblico. Ma se è da 50 anni che discutiamo, ma di che cazzo da dovete discutere ancora? Quando una relazione del genere, no, che veniva che è presa come riferimento per fare il ponte sì, il ponte no, per inserirlo nel recovery plan, beh, guardate, intanto l'ho detto e lo ribadisco, il fatto che sia uscita ieri e dimostra che c'era malafede anche sulla tentativo di far entrare queste il ponte sullo stretto di Messina nella strategia del piano nazionale nel recovery plan. E questo perché? Perché appositamente approvato il recovery plan esce questa relazione. Io ho detto dall'inizio che si potevano utilizzare comunque i fondi di sviluppo e coesione perché sono fondi nazionali e pare che ci sia questa strada, ma il risultato della relazione però non è soddisfacente, perché al di là di dire sì il ponte si deve fare ma ne parliamo tra 10 anni, 20 anni, 30 anni, è un'offesa alla Sicilia e al meridione, cioè ci continuano a considerare persone con l'anello al naso e quindi ci continuano a considerare il nord dell'Europa. Voi direte, ma quale? Dell'Africa. Nel nord dell'Europa, perché vi ho detto nord dell'Europa? Perché ho pensato a chi oggi non vuole realmente il ponte sullo stretto di Messina. Tutto il sistema portuale del nord Europa, che in questo momento recepisce tutte le merci che vengono dall'Oriente, che passano dallo stretto di Suez e che potrebbero approdare nei porti di Augusta e Gioia Tauro, per farvi un esempio, se ci fosse il ponte, perché il ponte significa alta capacità, quindi trasporti ovviamente di alte dimensioni di containers che per ora non si possono fare, cosa che invece avviene nel nord Europa. Guardate che gli interessi in gioco sono tanti su questa vicenda. Quindi, tornando a noi, la questione della conquista di Palazzo d'Orleans, il dibattito da questo punto di vista è ampio, e quella che in ogni caso la considerazione della Sicilia da parte dei partiti nazionali è quella di un pisciatoio qualsiasi, che tale deve rimanere, attenzione, noi non dobbiamo crescere, noi ci danno ogni tanto qualche piccola mollica, siamo anche coglioni perché non sappiamo anche spenderla e poi ce la riprendono. I soldi che sono stati messi nel recovery plan, guardate, non sono somme aggiuntive, ci hanno calato fondamentalmente il pacco, perché hanno ripreso tutti i soldi che noi non abbiamo avuto la capacità di spendere in questi anni e hanno preso le opere che già erano state finanziate per obbligo comunitario, noi non li abbiamo saputi spendere, hanno preso queste opere e le hanno rimesse nel recovery plan e quindi di nuovo a noi non ci hanno dato nulla, però ci abbiamo una classe politica che fondamentalmente continua con la logica della mollica, della mollichina, a non fare il fronte comune e bloccare magari il Parlamento sull'approvazione del recovery plan, ma è stato approvato e continuiamo sempre con le chiacchiere. Ma no, questo perché ve l'ho voluto dire? Perché conquistare Palazzo d'Orleans con compagni di merenda che sono succubi di queste logiche non ha senso. Ecco qual è il concetto, cari miei. Non ha senso. E allora il tema è proprio questo. Musumeci, per esempio, che fa? Chi è? Cosa sta facendo come segno vero di discontinuità? Nulla.
non solo non amministra, lasciando stare oggi perché non mi va di parlare dei musumeci, ma il tema è un altro. La Sicilia continua a essere paralizzata e soprattutto non si riesce ad esprimere una nuova classe politica che parta realmente dal territorio ed esprima anche una deputazione nazionale che realmente dico si fa alla Sicilia o si muore. Questo è il concetto di base. E guardate che è un percorso molto questo articolato, molto, molto delicato, non è che si riesce a definire così in una battuta. Ed ecco cosa significa per me cosa significa per me la questione di Palazzo d'Orleans. Non è, guardate, la questione di conquistare la postazione, non è proprio questo, buongiorno, ma si tratta di creare una strategia che porti realmente a un ricambio generazionale della classe dirigente, diversamente della classe politica, diversamente non è ovviamente di mio interesse Palazzo d'Orleans. Quindi, per andare a chiudere la questione, noi non abbiamo intenzione di portare all'interno di Palazzo d'Orleans per l'ennesima volta i soliti compagni di merenda che magari hanno affossato i buoni propositi di ogni presidente. Questo è il concetto di base. Ed è su questo che bisogna comunque lavorare. Perché a me di fare la brutta fotocopia degli altri presidenti di regione non mi interessa. Preferisco neanche tentarci. Questo che significa? Che se devo essere il presidente della regione che fa non l'ordinaria amministrazione, neanche quello, perché i suoi compagni di viaggio non glielo permettono, dico con molta onestà, preferisco neanche tentarci. Quindi, come vedete, la storia è fondamentalmente questa. Quanti di voi saranno pronti a scendere in campo, come diciamo noi, senza se e senza ma, e costituire questo fronte di liberazione? C'è il mio amico Daniele Mangiaracina, per esempio, di Campobello di Mazara, che ci sta seguendo in questo momento. Lui è pronto, ci conosciamo da anni, ha fatto battaglie importanti nel suo territorio, abbiamo anche fatto qualche battaglia assieme con Daniele. Ma ce ne vogliono tanti e di tutti i territori. E allora, prima di pensare alla candidatura di Cateno De Luca a presidente della regione, credo che sia più importante verificare se si riesce a creare il fronte di liberazione e quindi un esercito schierato proprio per liberare la Sicilia. Ma questo esercito noi lo possiamo formare con uomini e donne sganciati da questi anfratti della politica, di questi personaggi squallidi che hanno tradito il voto popolare, di questi luridi che fanno semplicemente i parassiti e che anche in quest'ottica purtroppo ci hanno consegnato una classe politica nazionale fondamentalmente fatta da ascari venduti, no? Quei personaggi che si vendevano al primo padrone per fare la guerra a pagamento. Ecco qual è la questione, cari miei, vedete, è molto più profonda, non è qua la questione De Luca presidente, De Luca sindaco, qua la questione di una scelta molto più ampia, molto più convinta, che deve portarci a una valutazione che prescinde dalle nostre persone. Quindi noi intanto lavoriamo a preparare il fronte di liberazione, poi decidiamo se lo deve guidare De Luca, se lo deve guidare Danilo Giudice, se ce ne sono altri. Io ci sono in questa ottica, diversamente, cari miei, piangiamoci i presidenti della regione che votiamo,
Però poi stiamo zitti e non lamentiamoci per cortesia. E basta. E soprattutto, quando guardiamo poi i nostri figli negli occhi, poniamoci il tema, ma io che ho fatto per evitare che mio figlio se ne andasse dalla Sicilia? Ho fatto qualcosa? No, e allora sono complice anche di questo dramma, cari miei. Ma avremo modo di riflettere ulteriormente. Ora vi saluto, ancora un caro abbraccio a tutte le vostre mamme e cerchiamo da questo punto di vista di fare delle riflessioni in positivo. Io non sono una persona che si piega a quella che in ogni caso è la logica dell'ormai è così. No, ormai è così niente, ormai è così perché tutti quanti ragioniamo con questa logica. Le cose si possono cambiare, però per cambiare le cose ci sono anche spesso sacrifici che bisogna fare e uomini e donne sacrificate sull'altare di questo cambiamento radicale. Quindi la riflessione ve la lancio e ognuno di voi comincia ovviamente a chiedersi cosa posso fare per quanto riguarda il fronte di liberazione della Sicilia. Buona domenica.